Il crollo di sabato del ponte Verdura sulla statale 115 ha spezzato la provincia di Agrigento in due. I disagi causati dal crollo di una porzione del viadotto che collega Agrigento con Sciacca costringono gli automobilisti a deviazioni attraverso strade non adatte ad un sostanzioso flusso di traffico. C'è chi parla già di emergenza per la sanità e per l'economia dei paesi interessati al tratto di strada in questione. Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, e il responsabile della protezione civile comunale di Ribera, Nino Firetto, durante la riunione di ieri pomeriggio in Agrigento avrebbero pensato di collocare una passerella in acciaio di tipo militare sopra il fiume Verdura per consentire il passaggio e il regolare transito dei mezzi sulla strada statale 115. Stamane un tavolo tecnico alla provincia di Agrigento, al quale hanno partecipato il presidente Dorsi e l'ingegnere Amel, per cercare di trovare una soluzione imminente. In armonia con la prefettura e con l'ANAS stiamo cercando di fare asfaltare queste strade che erano completamente abbandonate purtroppo per le note vicende di crisi economica che attanagliano gli enti pubblici. In ogni caso ci sarà una vigilanza 24 ore su 24, abbiamo un buon rapporto con il nuovo direttore dell'ANAS al quale chiediamo di intervenire subito e di non fare diventare un percorso provvisorio definitivo, perché il nostro intento è quello di accelerare i tempi per il ripristino di un ponte. Qui c'è un problema enorme dove per raggiungere Trapani con questa interruzione ci vorranno almeno 4 ore e dove quelli che debbono partire anche per motivi di lavoro o di salute da Trapani troveranno questo discorso impedito dalle disgrazie che purtroppo capitano nella nostra provincia. In ultimo vorrei dire che mi piacerebbe sentire nella politica di oggi e mi piacerebbe sentire dai principali protagonisti della politica agrigentina ad alto livello, mi piacerebbe sentire qualcosa di Agrigento e qualcosa per il nostro territorio. Non mi pare che c'è qualcuno che si sia ricordato che qui siamo agrigentini e che Agrigento ha permesso loro di occupare sedi e poltrone importanti. Il presidente della provincia, inoltre coadiuvato dalla protezione civile, ha già stabilito che sarà presente una vigilanza 24 ore su 24 per presidiare il tratto interessato dal crollo. E domani, in presenza anche del prefetto, un'altra riunione si terrà presso il comando dei vigili del fuoco per cercare di trovare nuove ed immediate soluzioni.